Buonasera alla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, bentornata. Buonasera Ministra, si accomodi. Allora Ministra, in questa situazione drammatica che stiamo vivendo, perché questo possiamo dirlo, oggi 731 morti, possiamo ipotizzare una riapertura delle scuole, un ritorno alla didattica in presenza dei tantissimi istituti che adesso devono lavorare a distanza? Io vado subito al sodo, perché qui insomma è quello che tutti si chiedono. Da tempo lei poi appunto non si vedeva in televisione, e insomma la domanda che molte famiglie si fanno. Le scuole al momento sono aperte, ma non per tutti i gradi di istruzione. Nella scuola secondaria di secondo grado, cioè gli studenti delle superiori, vanno in piccoli gruppi, soprattutto per le attività laboratoriali, ed è a loro che va il nostro pensiero. In questo momento noi dobbiamo agire con molta prudenza, come il governo ha sempre fatto. Abbiamo visto adesso le immagini di tutto il personale sanitario, che ringrazio calorosamente. È evidente che dobbiamo osservare bene quello che accadrà nei prossimi giorni alla curva. Dopodiché io credo, ma non lo dico io, lo dicono le autorità massime scientifiche del paese, che la scuola al suo interno sia molto ben organizzata, ha delle regole ferree che noi abbiamo preparato durante tutta l'estate, e se posso, i nostri giovani, i nostri ragazzi delle scuole superiori sono stati molto responsabili all'interno delle scuole, hanno indossato le mascherine, sono stati distanziati, hanno rispettato le regole del distanziamento, hanno anche il nostro personale scolastico che ha fatto veramente un grandissimo lavoro per far rispettare queste regole. Ma potrà ipotizzare, non adesso, il 3 dicembre magari, ma dopo le vacanze natalizie, un possibile ritorno delle aule scolastiche? Io credo che ci debba essere un ritorno graduale dei nostri studenti a scuola. A seconda anche del colore della regione? Cioè se naturalmente c'è una situazione più grave o meno grave? Anche, perché no? Perché come dicevamo bisogna agire sempre con molta prudenza, però tutto ciò va programmato. E va programmato su due aspetti. Il primo è l'aspetto sanitario, dei test rapidi che devono essere fatti nelle scuole, perché questo tranquillizza molto le famiglie, gli studenti e anche il nostro personale scolastico. Li chiediamo da tempo, so che adesso il commissario Arcuri insomma ne ha comprati in grande quantità, quindi ci vuole una buona organizzazione per farli anche nelle scuole, e questo velocizzerebbe il tutto. E dall'altro lato trasporti, noi abbiamo scritto anche agli assessori ai trasporti, alle aziende, noi siamo assolutamente disponibili come Ministero dell'Istruzione a scaglionare, come già era stato fatto quest'estate. Faccio un esempio: a Milano c'erano scuole che entravano alle 11, sì, alle 12, orari d'ingresso, no? Certo. Noi siamo assolutamente disponibili a scaglionarli ulteriormente se fosse necessario. Abbiamo chiesto un programma territorio per territorio, perché sa, i territori ovviamente sono diversi. Certo. Faccio un esempio: la città di Milano, ma tutte le grandi città non hanno le stesse esigenze di città più piccole. Cioè, città più piccole è più facile organizzarsi, ma noi come Ministero siamo super disponibili a scaglionare tutti gli ingressi, purché i nostri studenti delle secondarie di secondo grado tornino a scuola. Ecco, gradatamente, ma tornino a scuola. Senta Ministra, ma lei ha visto che poi molte regioni, ancor prima di andare in lockdown, perché magari la situazione dei contagi si è aggravata, la prima cosa che hanno comunque chiuso o pensato di chiudere sono le scuole. Lei per esempio ha parlato, non so, con il presidente della regione Campania De Luca, che è stato uno dei primi, o con il presidente della regione Puglia anche, che è subito intervenuto con la chiusura degli istituti scolastici, è riuscito a parlarci, cosa le hanno detto? Allora, io credo che in questo momento ci voglia la massima collaborazione tra istituzioni a tutti i livelli, e faccio certo mio il messaggio che il Presidente della Repubblica ha più volte dato a tutti noi. Io parlo in continuazione con tutti i livelli, dal Sindaco di Palermo qualche giorno fa, dove abbiamo deciso di tenere le scuole aperte, a diversi Presidenti di Regione, recentemente ho sentito il Presidente della Regione Abruzzo, della Regione Molise. Con la Campania non le nascondo che ho avuto molte difficoltà, perché ho provato a mettermi in contatto con il presidente De Luca, ma non ho ricevuto alcun tipo di risposta. Io credo che in alcune zone del paese... E con la Puglia? Con la Puglia, dopo diversi tentativi, ne è nata un'interlocuzione, abbiamo scritto una anche lettera... Anche lì ha faticato. Sì, anche lì ho faticato, abbiamo scritto una lettera
al presidente Emiliano forse 6 giorni fa circa, di cui aspettiamo risposta, perché è fondamentale capire quali sono i dati per cui sono state chiuse le scuole, perché se il dato è 417 studenti contagiati dall'inizio dell'anno scolastico su 562.000 studenti, il problema non è della scuola, ma semmai è dell'affanno che in questo momento c'è da parte delle ASL di gestire anche la scuola, perché laddove ci fosse un caso positivo vanno fatti i tamponi e i contatti stretti, e questo rende un po', dà più affanno alle ASL, però non possono pagare le scuole. Ecco, ma oggi ha sentito che l'assessore alla sanità della regione Puglia, Lopalco, che tra l'altro insomma è anche un medico importante, ha detto che fosse stato per lui non le avrebbe proprio aperte a settembre le scuole. Come gli risponde lei? Ma noi quest'estate con tutta la comunità scolastica ci siamo preparati molto bene alla riapertura delle scuole, in un'estate se vuole un po' ballerina, dove mentre io e tutta la comunità scolastica lavoravamo per delle regole ferree all'interno della scuola, altri erano un po' più a divertirsi, mettiamola pure così. Io le dico che facevo fatica a far capire che bisognava stare distanziati nelle scuole, che bisognava in alcuni casi anche tenere la mascherina. Insomma, che ci siamo un po' dati tutti la pazza gioia anche con... Mentre la scuola invece, aperte, ecco, mentre la scuola era con il metro in mano... Le discoteche forse era meglio tenerle chiuse, ecco. Ecco, sì, questo penso che sia risaputo. Il governo era intervenuto a tal proposito, ma la scuola era con il metro in mano per garantire il distanziamento e tutto il resto. E poi i dati di fatti ci hanno dato ragione, perché al momento le massime autorità scientifiche ci dicono che l'apertura della scuola non è stato quel motore esplosivo per cui qualcuno pensava che aprendo le scuole sarebbero diffusi. No, anzi, ci sono tante ricerche scientifiche anche internazionali e non soltanto studi indipendenti in Italia che ci dicono, soprattutto nelle fasce più giovani, i bambini sono quelli che si contagiano di meno in assoluto, e poi di fatti i dati che abbiamo ce lo dimostrano. Ecco, però invece gli adolescenti no, e soprattutto rischiano anche di portare contagi a casa magari a persone, perché diciamo, poi in realtà i bambini stanno continuando ad andare a scuola fino alla prima media, e sono invece a casa gli istituti superiori, che è sempre un momento molto difficile poi nella vita di un ragazzo, no? Quello di un istituto superiore. Però il punto è che lei si sente scuole, in qualche anche, modo... Però posso dire solo una cosa a favore di questi ragazzi. Dentro le scuole le regole sono rispettate. No, ma io non sono contro i ragazzi, per carità, assolutamente. Che, anzi, poveretti, stanno attraversando un momento difficile. Io ho girato tante scuole superiori e le posso dire che erano molto disciplinati, rispettavano le regole e volevano stare Volevano stare a scuola. Infatti ci sono state anche proteste di ragazzi che oggi sono andati a Montecitorio dicendo vogliamo tornare alla frequenza. Ecco, lei sembra la più impegnata però in questa battaglia, sia rispetto diciamo agli enti locali che anche rispetto un po' al suo governo, no? Ecco. Poi io spero di averla qui prima della pausa che anche noi faremo per il 22 dicembre per le elezioni, per le feste di Natale, che nessuno sa come andranno, ma giustamente lei si sente in qualche modo però di prendere un impegno per dire insomma se tutto... Se non ci sarà naturalmente una crescita, se si andrà verso un rallentamento dei casi, se riusciremo a tenere un po' più sotto controllo l'epidemia, il 7 gennaio si potrà tornare a scuola. Noi da parte nostra dobbiamo programmare e lavorare, sarà un impegno mio, sarà ovviamente un impegno anche di tutto il governo, che in una linea prudenziale, come dicevamo prima, ha tutto l'interesse a che i nostri ragazzi ritornino a scuola, perché non mandare i nostri ragazzi a scuola significa rischiare dispersione scolastica, significa rischiare quella sindrome della capanna, e se poi, se posso, è un vetusto errore italico credere che l'istruzione non faccia PIL. Invece alla fine è come l'istruzione è il vettore per eccellenza, poi può essere un volano del paese. Anche qui abbiamo delle ricerche scientifiche che ci dicono oggi che tenere le scuole chiuse significherà, l'ho detto la Banca Mondiale, togliere nel reddito di questi ragazzi futuri tra i 350 e i 1.400 euro al mese. Io non credo che l'Italia se lo possa permettere. In questo momento. Allora, grazie alla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina per essere stata con noi, davvero speriamo di riaverla presto.